Ed eccolo qua. Ciao Uno splendido trapano a colonna, un trapanino a colonnina. Quanto pare made in Taiwan. Veramente notevole, veramente notevole. Mi piace molto l'estetica di questo oggetto, il colore, la finitura. Notevole davvero. Qui c'è la chiave del mandrino che il venditore su Marketplace mi ha descritto come la chiave del malandrino, quindi questo non è un mandrino, è un malandrino. Si muove leggermente, ma vediamo se riusciamo a sistemare questa cosa. Io direi innanzitutto di accenderlo al volo. Ok, vediamo un po', qua c'è un pelino di ruggine, ma è veramente superficiale. Poi abbiamo questa morsa che si può ovviamente avvitare, forse non è proprio della sua misura, perché vedo che qua coincide e qua no, o forse in realtà l'ha messa così, nemmeno. Forse questa non fa parte di esso, però il colore è uguale, forse va messa sotto. Ora qua abbiamo una leva. Che ci permette di alzare questo piano. Vediamo se questo va qui. Sì, ci va così. Quindi va sotto, qui evidentemente questo pezzo va sotto. Ed è proprio della misura giusta, vedete. Bene, molto molto interessante, molto interessante. Proviamolo. Vediamo innanzitutto se gira. Gira. Ah, qui abbiamo la cinghia. Sistema cinghie. Guardiamo insieme questa cinghia. E accendiamolo. Ok, sembra che sia forse la cinghia a essere un po'. Eh sì. La cinghia è vecchia. Vecchia e consumata, ma si cambia come niente. Vedete, ah, è secca. Questo è il sistema per mollare la cinghia. E poi bisogna allargare e stringere. Io lo sto facendo con una mano, ma non riesco a leggere la marca da nessuna parte. Veramente, veramente bello. Adesso indaghiamo alcune parti, vediamo se riusciamo a sistemarlo, a pulirlo un attimo. Qui c'è lo schema delle velocità. La minima 515. A 50 Hz con la cinghia nel posto più piccolo e questo nel posto più grande, logicamente. Ah, ma c'è un'attacca ancora più bassa? No, no. Bene, ci vuole sicuramente una cinghia nuova. Adesso proviamo a smontarla. Per smontare la cinghia, io suppongo che si debba fare
intanto mollare qua e fare scavallare la cinghia. Ecco fatto. Ecco, e la cinghia viene fuori. Sì, come vedete c'è il segno qua. Questa cinghia è rimasta ferma per molto tempo. Così gira a vuoto. Vibra forse un po', però gira veramente bene. Cuscinetti a posto. Lui forse fa un po' di rumore, magari un'ingrassata non gli farebbe male. Questo è il settaggio per la velocità più alta. Proviamolo. Ah, ma questo non si... Non si allarga abbastanza. Vedete, troppo molle. Quindi ci vuole forse una cinghia un po' più stretta. Eh sì. Perché questo qua non si riesce ad allargare. Allora, un po' di WD-40 innanzitutto, che gli fa sicuramente del bene. No, non ci siamo. Io ci provo al volo, ma... No buono, no buono. Rimettiamolo. Ah, perché questa dovrebbe essere la sua, perché la velocità in inferiore è quella in basso. Dovrebbe essere questa. Quindi ok, abbiamo capito che la cinghia non va bene perché si è mollata. Perché infatti dovrebbe essere questo, dovrebbe andare ancora più lento. Quindi ci vuole una cinghia un po' più piccola, perché prima era messo con la cinghia disassata. Vediamo. Ecco, era messo così e la cinghia è pende, perché qua siamo 1, 2, 3, siamo sul quarto, ma c'è anche un quinto, e qui siamo 1, 2, 3, 4, siamo sul quinto, quindi devono essere allineate quinto col quinto, invece era quinto sul col quarto, quindi la cinghia è storta. Questo gioco dovrò verificare questo. Va bene, diamo un'occhiata meglio, proviamo a smontare un po' di cose. Ho sempre voluto un trapano a colonna. Però lo volevo piccolino, e questo qua effettivamente è piccolino. 1995, motore 400 watt. Qui c'è un cazzo di regolazione. Questo dado è bloccato, vediamo se riesco a sbloccarlo. No, che cazzo di chiave è? Da 16. Si è sbloccato con una 17, ma vaffanculo. Ah, e qua abbiamo l'indicazione delle profondità, e però manca un pezzetto, forse manca un pirlo che io qua
come funziona questo coso? Perché io qua ho delle indicazioni di profondità. Un centimetro. 0 centimetri. Cioè questo dovrebbe... Eh sì, manca una cosa che si avvita qua. Manca un piccolo accessorio per la profondità. Poi, questo... Ok, qua c'è una molla. C'è una molla un po' stanca. Forse si può regolare la potenza della molla. Sì, perché ci sono diverse tacche. Questa cosa si può girare, svitando questi sicuramente. Vediamo. Li svito. Ecco. Così ho dato più forza alla molla. Effettivamente ora la molla spinge di più. Il mandrino è un po' bloccato. Ora non scorre mai più, ecco, già è molto più libero. Poi dovrò mettere un po' di olio. Questo gioco. Devo fare qualcosa. A meno che non sia questa vite. Ok. Una 15. Vediamo che cos'è questa. Ah. Ecco fatto. È un blocco. Vedete, si muove, io lo stringo e lui non si muove più e lo posso ribloccare e lui non si muove più. Questa parte va bene così, ci sono due buchi. Evidentemente, ah, però qua diventa duro. Ah, diventa duro, certo. Allora questo è un blocco. Qua diventa duro. Quindi... Ah, certo, è questa tacca. La molla che scatta. Perfetto. Poi cosa abbiamo? Nastro adesivo che tiene il filo qui. Ok, non è che mi piaccia molto, ma va bene. E per il resto direi che è a posto. Qui si potrebbe dare giusto una oliata qua. Lo so che non è olio, il WD-40 si asciuga, però intanto perlomeno una pulita così. Ora, io tempo fa ho visto un trapano a colonne di quelli che vendono al supermarket. E non è nemmeno paragonabile alla facilità con cui gira e alla precisione con cui gira questo coso. Diamo una sistemata così per adesso.
Devo vedere se riesco a dare un'occhiata qua dentro. Devo indagare su questo numero, model number ZJ4110A. Vediamo cosa si trova online. La trovo addirittura online. Se la finisse con questa cazzo di sigla che dura 42 minuti, questo tizio non fa altro che provare. Esattamente il mio trapano. Ora me lo studio e diamo un'occhiata. Allora, io qua ho una vite che ho già allentato e la puleggia della testa viene via. Qui ho del grasso vecchio e vedo già una cosa ottima, che ci è montato un cuscinetto sigillato. C'è un po' di polvere, perfetto. Qui c'è la tacca dove si avvita quella vite. Molto bene, qua ci sono quattro viti che andiamo a svitare. Ed ecco fatto. Aia! Questo lo abbassiamo tutto e lo leviamo dal cazzo cosiddetto. Vediamo se riesco a farmela saltare in occhio. Ecco. Ed ecco la molla. Oh, ecco. È bastato tirare questo, che questo è caduto in terra. Rumore un po' grattato. Questi cuscinetti forse vogliono un po' di attenzione. Il grasso è vecchio, si gratta un po'. Ora, se riuscissimo a separare questa testa, come si toglie questo? Qui abbiamo un gommino, questo lo leviamo, questo lo possiamo abbassare un po'. Chissà. Eh sì, questi cuscinetti sono andati. Poi qui abbiamo la testa rotante e qui abbiamo il motore. Devo vedere come si smonta questo oggetto. Con terrore e violenza sono riuscito a smontare la testa, che è semplicemente ficcata a pressione qui, quindi ho dovuto fare leva e usare un po' di violenza, ma alla fine è uscita ed è un cono, è un cono che poi andrà ficcato senza olio, senza niente. Poi battendo così sono riuscito a fare scoppolare non so come adesso questa parte, però forse riesco a fare uscire il cuscinetto. Eccolo qua, e vedete c'è della ruggine e qui dentro. Va bene, adesso farò scoppolare anche l'altro e questi cuscinetti sono veramente, grattano, sembra scorrono bene ma grattano e sono pieni di, vedete, ruggine. Quindi devono assolutamente andare. Sono ancora quelli originali, made in China. 6201-PRS China BH. Beh, vediamo se riesco a tirare fuori anche questo. No, io non so qui che cosa impedisce a questo cuscinetto di
di uscire, ma lo scopriremo subito. Con un po' di violenza uscirà anche lui. Da pulire forse, ma anche no. Dentro è grezzo, è stato lasciato grezzo, non è stato rifinito. Mentre qua abbiamo l'asse e il cuscinetto. Il cuscinetto che è uscito un po' manglato, ma va bene così, perché comunque questo si muove veramente male. Togliamo la protezione, potete vedere che è completamente asciutto, quindi gira ma gratta. E infatti dentro le palline sono arrugginite. Non so se si vede, se si nota. Ha girato asciutto per molto tempo. Quindi servono questi due cuscinetti che procureremo. Che procureremo per rimettere a nuovo questo trapano a colonna. Veramente merita, secondo me. Ovviamente ho perso l'altro cuscinetto e non lo trovo. E quindi sti cazzi. Vediamo se riesco a farmi malissimo. Non ho la pinza per questa cosa qui. E quindi se ci provo così, non so, scappa via. Niente. C'è un cazzo da fare. Il problema è che qua sotto c'è un altro cuscinetto. Che è completamente asciutto anche lui. Devo modificare qualche attrezzo. Vediamo se funziona. E funziona. Vittoria, vittoria, socialismo lui. Ma ora questo. Come esce da qua? Smontare decisamente tutto. Ok, abbiamo un bullone e un dado. Va bene, ora rimetteremo lì. E qui abbiamo e un dado. E questo è il motore, e lo mettiamo da parte e gli daremo un'occhiata dopo. Comunque ferro massiccio, un'ottima costruzione. Questa è una produzione cinese di una volta. Ora se io svito queste due viti, la testa dovrebbe uscire, infatti. Adesso vediamo se in qualche modo io... Ah, sì! Io riesco a fare uscire questo cuscinetto, sì, con delle sane martellate. E attenzione, sorpresa, sono due i cuscinetti, uno accanto all'altro. Quindi abbiamo due cuscinetti. Oh, che adesso vediamo se riesco a far uscire da qua. Questi li appoggio, vado in appoggio, in teoria dovrei usare un... Vediamo se ci riesco con questo. Perfetto. Ed ecco fatto.
cuscinetti estratti, pieni di schifo e ruggine, come vedete, chiusi solo da un lato, perché erano così. E questo è il pezzo dove poi vanno pressati i cuscinetti, non so bene come farò, forse andrò da un amico meccanico con una pressa per ficcarli dentro, una volta acquistati ovviamente. Ed ecco fatto, dopo esserci lavati le mani con la pasta lavani, ecco i meccanismi di questa drill press, di questo trapano a colonna, modello ZJ4110A. Su internet ho trovato un video del modello ZJ4110, più recente, questo è dell'85, e suppongo che manchi la, che ci sia là, perché il mercato europeo va a 220 volt. E molto bello, devo dire. Per questo trapano dovremmo comprare la cinghia e 4 cuscinetti. Questi ci vogliono nuovi, e così questo coso tornerà praticamente nuovo. Darei un'occhiata al motore quasi quasi, ma sì, dai. Cosa gira a vuoto. Va bene, ok, allora questi saranno quelli passanti con dietro, e questa è a croce. Affanculo, dov'è il cacciavite a croce? Le produzioni cinesi di una volta erano meglio di quelle di adesso. Sono molto più curate nei dettagli, la qualità è sicuramente più migliore. Sarà un dramma rimontare tutto. Ok, qua è sporco di, e qui come immaginavo ci sono i dadi. Ora prendo un pennello, se lo trovo gli do una pulita. Dove cazzo è il pennello? Dove cazzo è il pennello? Polvere di legno. Quindi questo è stato usato in una falegnameria. Dobbiamo sicuramente rimuovere questo. Vediamo se ci riusciamo. Ok. Viterella. Bullone che non esce. Che facciamo uscire con la violenza. E questo dovrebbe bastare allentarla, perché questo scorre via, e infatti abbiamo un bel condensatore.
un condensatore elettrolitico quasi standard, 8 microfarad 400 volt con isolamento in carta interno, però sapete che c'è, lui funziona e quindi noi non lo tocchiamo. Se funziona, squadra che vince, non si cambia. Quindi diamo una pulita al volo, poi vabbè, questi pezzi li laviamo tutti. Nel video che ho visto su YouTube la puleggia ha una vite esagonale, questa invece ha una vite piatta a taglio, però non esce, non esce perché che lui purtroppo non vuole. Ah, ecco, è uscita, la metto tra i pezzi assieme a questo. Qui abbiamo un motore che gira veramente molto bene, quindi perlomeno di questi cuscinetti sento di potermi fidare, lo sento. Ora allentiamo questi. Questo non si allenta manco per l'anticamera del cazzo di g***o. Ecco come si allentano i bulloni con la, con questo splendido attrezzo. Ecco, spero che non sia successo l'irreparabile togliendo questa cosa. Io sento delle mollette che scattano nel momento in cui ecco, questa cosa non mi piace. Perché forse abbiamo commesso un grave errore smontando questo motore. Stiamo sicuramente sfasciando tutto. Sì, questa cosa è a pressione, è a pressione di ruggine, che è praticamente molto, molto sporco all'interno. È pieno di schifo. Quindi decisamente questa cosa andava estratto. Vediamo adesso se riesco a tirar fuori questo lato. In questo caso il rotore è uscito con il suo cuscinetto. Bene, così possiamo dare una pulita all'interno. Questo cuscinetto è ottimo, veramente perfetto. Quest'altro cuscinetto è ottimo pure lui. Questo è veramente perfetto. Ah, bene, bene così. Magari è che non si può ingrassare perché questi sono sigillati. E se non mi sbaglio la misura è la stessa di questo. No, è leggermente più grande. Quindi questo è un tipo diverso. Comunque, visto come gira pulito, gratta un pochino, devo dire che gratta un pochino. Però va bene così. Se riesco a dargli dentro un goccio d'olio,
già gira molto meglio con quel poco di olio che riesce a infilarsi nelle fessure. Io insisto, gliene metto un altro po'. Bene, bene così. L'olio se lo è già assorbito, è passato già dall'altro lato. Quindi va bene. Abbiamo sicuramente oliato questo cuscinetto. Eh sì, un po' sì. E anche qua direi che l'olio è entrato. Va bene. Questo li diamo un'asciugata e vaffanculo. Questi li devo allineare, perché se non ho i cazzi allineati, queste colossali minchie non penetrano. Il problema è dove cazzo devono entrare, che non si vede una minchia. Che cazzo di molla di merda è? Ah, ok, non è una molla, è un cazzo in culo proprio. È storto, è tutto storto. Questo coso è tutto storto. Innumerevoli bestemmie dopo. Perfetto. Ok. Ora non ci resta che cercare questi pezzi e poi possiamo rimontare questa stronzata.